Siamo appena arrivati a Ginevra per la stagione delle aste di maggio 2023. Come sempre andremo a scoprire alcuni degli orologi più rari mai creati. Tra gli orologi visti da Chrisis c'è una coppia di Daytona incredibile, entrambi consegnati al sultanato dell'Oman. Il primo è un 6265 in oro giallo, che presenta il simbolo del Kanjar a ore 12. Ciò che rende unico questo orologio è la provenienza e le condizioni. La cosa particolare è che è stato ordinato tramite la filiale di Ginevra di Asprey, una cosa insolita perché la maggior parte di questi ordini arrivava dalla filiale di Londra, che è quella principale. Le condizioni dell'orologio sono praticamente NOS, quindi New Old Stock. L'orologio è stato forse indossato un paio di volte, infatti abbiamo lo sticker sul fondello, ancora integro, e una ghiera che non ha praticamente alcun graffio. Anche il 6269 è in condizioni pazzesche, infatti sembra praticamente nuovo. In questo caso, essendo un quadrante pavé, abbiamo l'incisione sul fondello. Quello in asta da Chrisis è uno dei primi prodotti in assoluto. Questa coppia di Daytona è stata venduta rispettivamente per 1.134.000 franchi e 693.000 franchi. Parlando di altri orologi in condizioni pazzesche, c'è questo Cartier Sintré. Toccando la cassa in platino sembrerebbe di avere un orologio moderno tra le mani, ma in realtà questo orologio è stato prodotto nel 1925, quindi quasi 100 anni fa. All'interno abbiamo un movimento European Watch and Clock Company, che è stato uno dei principali partner per Cartier per la produzione di meccanismi. A rendere ancora più importante questo orologio è la provenienza, infatti arriva direttamente da un'importante famiglia newyorkese, di cui vediamo l'incisione sul fondello. Questo Cartier è stato venduto per 302.000 franchi. La 5950 è una referenza particolarmente importante per Patek. Si tratta di un orologio in acciaio, che come sappiamo rappresenta una minima parte degli orologi prodotti da questo marchio. Nonostante l'aspetto semplice, ha un meccanismo pazzesco all'interno. Infatti si tratta di un mono pusher split second. Al tempo era il meccanismo più sottile in assoluto con questa complicazione, e fu creato totalmente in house da Patek. Tra gli orologi nel catalogo abbiamo poi scelto un Henry Wisson per F. Pigeur. La serie Opus fu lanciata sotto la direzione di Max Busser, un orologiaio molto visionario, che all'epoca decise con Henry Wisson di creare una serie di pezzi limitati in collaborazione con degli orologiai indipendenti, in un periodo in cui non erano così in voga come oggi. L'idea era di far scoprire questa nicchia di orologiai indipendenti a un grande pubblico, e allo stesso tempo di elevare la reputazione di Henry Wisson come produttore di orologi. Il primo fu proprio l'Opus One, in collaborazione con François Paul Jour. Questo orologio riprendeva le storiche arcate della boutique di Henry Wisson con tre meccanismi differenti. Uno automatico con riserva di carica di 5 giorni, un cronometro a resonance e un tourbillon. Quello in asta da Chrisis ha una cassa in platino e un movimento a risonanza, che è uno dei fiori all'occhiello per Jour. Questo Opus One è stato venduto per 252.000 franchi. Come sempre nel catalogo di Philips troviamo degli orologi davvero rari o particolari, ed è anche il caso di questo Piaget. È davvero difficile per noi non soffermarci su questi orologi strani perché hanno delle storie da raccontare. Possiamo soffermarci sulla lavorazione dell'oro, sulle pietre. Il marchio nacque da una vera passione per l'orologeria, che si sviluppò fortemente durante l'era di Yves Piaget. Erano gli anni 70, un periodo in cui la creatività era al centro di tutto. Lo vediamo anche da queste creazioni, che erano principalmente da donna. In questo caso dobbiamo soffermarci sulla lavorazione dell'oro, che è particolarmente cara a Piaget, e alla presenza di pietre dure che abbelliscono il quadrante, ma in questo caso anche il bracciale. Abbiamo un orologio bracciale alla fine, non abbiamo un orologio con una cassa tradizionale e con un cinturino. Soffermandoci sul tipo di pietre, abbiamo lapislazzuli e giada, anche sul quadrante. Questo orologio è stato venduto per ben 53.000 franchi. Abbiamo poi scovato il T30 di François Paul Jour, un particolare tourbillon che celebra un anniversario molto importante. La storia di F.P. Jour si origina ben prima dell'avvento del suo brand, nei primi anni 2000. Infatti nel 77 finisce la scuola d'orologiaio e inizia a lavorare con lo zio, per la riparazione di orologi da tasca molto complicati. Questo percorso lo ispirò a creare i propri orologi. Il primo fu proprio un tourbillon da tasca, che concluse nel 1983. Per celebrare i 30 anni da questo grande passo, nel 2013 decide di creare il T30, un'edizione di 99 pezzi che si ispiravano proprio a questo orologio. Il design si ispira direttamente dal tasca e lo vediamo dalla cassa in argento guilloché con due lunette in oro rosa che sono presenti sulla parte frontale e sul retro. L'architettura del movimento è davvero incredibile se pensiamo che si tratta di un orologio da polso e non uno da tasca. Questo pezzo è stato venduto per 381.000 franchi. È poi il turno di un vero pezzo da 90, che è il 2499 in oro rosa di Patek.
Questa referenza è l'erede del 1518, il primo calendario perpetuo con cronografo prodotto in serie. Patek è stata leader incontrastata della creazione di questi orologi molto complicati. Erano gli anni 40 e 50, quindi un periodo molto difficile per il mondo. Era appena finita la Seconda Guerra Mondiale e iniziavano gli anni della ricostruzione. Con una produzione totale di 349 pezzi, la referenza 2499 è tra le più collezionabili in assoluto. È stata prodotta in 4 serie differenti, dove la prima e la seconda sono le più ambite. La maggior parte degli orologi sono stati prodotti in oro giallo, ad eccezione di due pezzi in platino, uno posseduto dal Museo Patek e uno nella vecchia collezione di Eric Clapton. Esistono poi 8 esemplari in oro rosa come questo, che è in condizioni superlative. Pensate che è rimasto nella stessa collezione per 22 anni. Infatti questo 2499 in oro rosa è apparso l'ultima volta nel 2001. Questo lotto è stato venduto per ben 3 milioni e 206 mila franchi. Tra gli ultimi orologi che abbiamo visto c'è questo Demar Piguet, che è il penultimo lotto di tutta l'asta. Siamo nello stesso periodo del 1518 e del 2499 di Patek, quindi gli anni 40 e gli anni 50. In questi anni AP creò solamente una manciata di orologi complicati come questo. Dunque è sempre un'occasione irripetibile per i collezionisti per avere un orologio del genere in collezione. In totale sono stati prodotti solamente 20 orologi con la funzione di calendario e di cronografo, questo tra il 1941 e il 1943. Per AP non c'era una vera produzione in serie di questi pezzi, infatti questi orologi o sono molto simili tra di loro, quindi cambiano magari di quadrante, di piccole caratteristiche, o sono completamente diversi. Con la pubblicazione del libro Audemars Piguet 20th Century Complicated Wristwatches è stato aperto il vaso di Pandora, perché sono stati svelati tutti i segreti di questi orologi. Grazie a questo lavoro sono state messe insieme tutte le informazioni presenti negli archivi, creando così un punto di riferimento per tutta la letteratura di questi orologi. Quello in asta è identificato con la referenza 831, che era presente sulla foto in archivio. Si stimano solamente 10 orologi prodotti, di cui 8 in oro giallo. Questo pezzo è stato venduto per 736.000 franchi. Non potevamo che concludere con l'highlight di questa stagione delle aste. È infatti l'orologio più costoso venduto tra tutte le case. Questo è il Daytona, che ha reso celebre l'uso delle pietre preziose sugli orologi da uomo. Diciamo che è stato lo spartiacque per l'arrivo del Rainbow negli anni 90. La referenza 6269 e 6270, quindi i primi Daytona con pietre preziose, furono richieste dal sultano dell'Oman dell'epoca. Ogni volta che si riguardano questi orologi si rimane senza fiato. Un po' per questa lunetta scintillante con i diamanti taglio baguette e un po' per il quadrante pavé, che presenta degli zaffiri come indici delle ore. Quello in asta è in condizioni eccellenti, infatti abbiamo ancora lo sticker verde attaccato sul fondello. Attualmente si conoscono solamente 8 pezzi, compreso questo, ma si stimano circa tra i 10 e i 20. L'unica pecca è forse l'ossidazione sul bracciale, ma come sappiamo i difetti per Rolex sono sempre dei plus. Quest'ultimo pezzo è stato venduto per 3 milioni e 690 mila franchi. Questa è una minima parte degli orologi che abbiamo potuto vedere e provare sui nostri polsi. Diciamo che Ginevra è il centro del mondo quando si parla di vintage, e nonostante il mercato si stia riassestando, i pezzi rari continuano a performare. Ogni volta dopo aver visto questi lotti ci chiediamo cosa verrà scoperto nelle prossime stagioni. Fateci sapere se vi è piaciuto questo nuovo format e quale tra questi orologi è il vostro preferito. Se non volete perdervi il prossimo video, vi invito a iscrivervi al nostro canale.